Pirata, prendo secondo il controllo del palco. Il vero motivo per cui sono qui è per mandare un messaggio a una categoria di lavoratori che mi sta tantissimo a cuore, che viene troppo spesso bistrattata. Parlo degli studenti. Facciamo un applauso agli studenti, i lavoratori che lavorano sul proprio futuro. Amici, amiche, io lo so, conosco le vostre paranoie esistenziali, i vostri traumi, le vostre ansie per il futuro. Non vi preoccupate, ci siamo passati tutti. C'ho 35 anni, un dottorato, ma continuo a spingere dove c'è scritto tirare. Se ce l'ho fatta io, ce la farete anche voi. No, comunque volevo puntare il dito su una cosa molto particolare. Quando tornerete sui libri di testo, in particolar modo se tornerete sui libri di testo di materie scientifiche, fateci caso, ci troverete quasi esclusivamente, se non esclusivamente, nomi di uomini. Aristotele, Pitagora, Keplero, Copernico, Galileo, Darwin, Newton, Lamarck, Lagrange, Copernico, Totti, sono tutti uomini. A ben vedere, di tutti i premi Nobel mai assegnati, soltanto meno del 5% sono stati dati a delle donne. E come mai? Vi dovreste impegnare un po' di più, forse? Ricordiamoci che soltanto una manciata di giorni fa, nella nostra storia come specie su questa terra, alle donne non era nemmeno concesso studiare. Sembrerebbe, stando alle fonti, che la prima donna mai laureata nella storia, nel mondo, sia stata Elena Lucrezia Cornaro nel 1678. Significa che l'essere umano ha dovuto aspettare il 1678 per vedere apparire una donna con un titolo di studio riconosciuto, e il padre dovette supplicare l'università perché ammettesse sua figlia a studiare teologia. Lei voleva laurearsi in teologia, ma non volevano. C'era il cardinale Gregorio Bardibarico che diceva che sarebbe stato uno sproposito per una donna vantare il titolo di dottore. E poi cosa avrebbero detto dalle altre parti del mondo, eh? Immagina se avessero detto che in effetti si dice dottoressa. Mi sarebbe venuta un'ernia al cervello, però. Comunque, tranquilli, tutto è bene quel che finisce bene. Alla fine Elena Lucrezia Cornaro ebbe la sua laurea. Sì, ma gliene diedero una in filosofia, perché quella in teologia era davvero troppo uno sproposito. E comunque non poté mai insegnare. Capite cosa voglio dire? Ricordatevelo. Ricordatevelo, la nostra storia come specie non è esattamente una storia di parità ed equa. Ora, le cose sono cambiate. Stiamo facendo sempre meglio. C'è ancora tantissimo da fare e dobbiamo farlo insieme. Però occhio, non voglio assolutamente che questo discorso venga frainteso e passi come uno di quelli che dice: ah, le donne sono meglio degli uomini. Chi è che dice questa cosa? Che suona un sacco come gli animali sono meglio delle persone. Che già se uno mi dice gli animali sono meglio delle persone, mi viene voglia di prendere la schiaffi con i piedi in faccia. Gli animali sono meglio delle persone. E tu cosa sei? Un protozoo? Le donne sono meglio degli uomini. E no, e basta. E basta con questo buonismo ingiustificato. Diciamolo una buona volta le cose come stanno. Le donne non sono questo granché. Oh, e tanto ci voleva. Sì, sono di una banalità sconcertante. Oh, io ci ho lavorato con un sacco di loro, dovreste vederle. I lavoratori fanno cadere la vetreria a terra e la nascondono per non farsi sgamare, danno gli schiaffi agli strumenti quando non funzionano, bestemmiano, bevono troppi caffè, tirano dove c'è scritto tirare. Insomma, a ben vedere, le donne fanno schifo, esattamente come me. Le donne fanno schifo esattamente come ogni altro essere umano. Facciamo tutti schifo. Fai schifo tu, 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 fai schifo anche se sì, anche tu, tu fai molto schifo. Facciamo tutti schifo. E va schifosamente bene così. Grazie Barbascura X, un applauso ancora, grazie per queste parole.